Buongiorno ragazzi, oggi guardiamo i principi della termodinamica. L'ultima volta abbiamo finito il discorso sui gas perfetti, l'equazione di stato dei gas perfetti, adesso andiamo a vedere quelli che sono i principi della termodinamica, partendo da quella che è l'equivalenza tra calore e lavoro. Allora, intanto diamo una definizione di termodinamica. Di cosa si occupa la termodinamica? Di tutti quei processi che consentono di ricavare lavoro meccanico in genere, a partire dal calore e viceversa, cioè dal calore poter generare lavoro meccanico. Allora, cos'è il calore innanzitutto? Il calore è una forma di energia che due corpi a contatto possono scambiarsi tra di loro. In base a che cosa? In base a una differenza di temperatura che ci può essere tra i due corpi. Cosa succede? Che quando tra i due corpi, come possiamo vedere qui nel disegno, la temperatura diventa la stessa, si dice che i due corpi hanno raggiunto l'equilibrio termico e quindi la temperatura di equilibrio, quindi non c'è più passaggio. Piccola postilla che ho voluto evidenziare qua, non confondere calore e temperatura, è ovvio, ma lo ripetiamo, non sono ovviamente la stessa cosa. Okay, l'esempio molto semplice che fa anche qui il libro è l'acqua che inizia a bollire e cosa succede? L'acqua è a 100 gradi, continua a bollire, rimane sempre a 100 gradi e c'è il passaggio di stato. Allora succede che il calore continua a fluire, la temperatura invece rimane la stessa, quindi non possono essere la stessa cosa, chiaro? Allora, quello che dicevamo prima dell'equilibrio termico è quello che viene riassunto nel principio zero della termodinamica, principio elementare che ci dice che cosa? Che due corpi che risultano essere entrambi in equilibrio termico con un terzo corpo sono in equilibrio termico anche tra di loro, vuol dire che la temperatura è la stessa per tutti e tre. Allora, dobbiamo cercare di capire qual è la correlazione tra calore e lavoro. Semplici esperimenti che possiamo fare in ogni momento della nostra giornata, come sfregare una matita sul palmo della mano a causa dell'attrito, troverete che il lavoro meccanico si trasforma in calore, oppure il contrario, una pentola a pressione, il calore che assorbe l'acqua, cosa succede? Aumenta poi la pressione e praticamente si alza la valvola appunto della pentola a pressione, quindi viene fatto un lavoro. Inizialmente, no, si pensava che il calore fosse una grandezza a parte e quindi aveva un'unità di misura a parte, la caloria, che ancora oggi troviamo, se ci fate caso, anche nelle tabelle dei valori nutrizionali troviamo comunque le calorie. Definizione di caloria che ci eravamo già guardati è questa, una definizione che avevamo già visto. Venne il nostro aiuto chi poi? James Prescott Joule, che iniziò a studiare la trasformazione del lavoro in calore e viceversa. Allora, tramite i suoi esperimenti si arrivò a definire l'equivalente meccanico del calore, cioè una caloria equivale a 4,186 Joule. Oltre ad aver trovato questa equivalenza, facciamo una piccola considerazione. Il lavoro si trasforma totalmente in calore, mentre non è detto il contrario, non è detto che si riesca a trasformare tutto il calore in lavoro. Perché? Perché c'è sicuramente una dispersione. Per poter approfondire il resto dell'argomento, una piccola definizione, definizione di sistema e resto dell'universo, perché la potremo trovare e utilizzare. Sistema è ad esempio il gas che è contenuto qui dentro, resto dell'universo si intende tutto quello che c'è al di fuori. Altre due definizioni che ci potremmo trovare a usare, sistema chiuso e sistema isolato. Sistema chiuso non scambia materia con il resto dell'universo, materia, mi raccomando, materia con il resto dell'universo. Sistema isolato non scambia né materia né energia, ok? Né materia né energia. Perfetto, siamo arrivati a che cosa? A vedere quelle che sono, vedremo poi la prossima volta, i cicli termodinamici e magari il funzionamento dei motori, delle macchine termiche.
Oggi vediamo quello che, finiamo di vedere quello che sono le trasformazioni adiabatiche. Allora, cos'è una trasformazione adiabatica? Si chiamano trasformazioni adiabatiche quelle trasformazioni nelle quali il sistema non scambia calore con l'ambiente esterno. Quindi il mio sistema non mi scambia calore con l'ambiente esterno. E la formula con cui le troviamo è questa, P per V elevato alla K, quindi si tratta di un esponenziale, per chi non l'ha visto, poi magari avremo una spiegazione anche di questo a livello matematico. Questa è la legge delle trasformazioni adiabatiche, dove questa K che vedete qua, l'esponente, è una costante che ovviamente cambia a seconda del gas. Quindi se un gas mi passa da una situazione 1 a una situazione 2, mi verrà fuori una formula di questo tipo. Qui nel grafico vedete due curve che rappresentano una trasformazione isoterma, che abbiamo già visto, P per V uguale costante, una trasformazione adiabatica. Prima di lasciarvi gli esercizi, vi faccio vedere una tipologia di esercizio che troviamo qua, che è un esempio guida. Allora, abbiamo una certa quantità d'aria di coefficiente K uguale a 1,4, una pressione di 0,8 bar e mi raccomando, un bar equivale a 10 alla quinta Pascal. Occupa un volume di 30 decimetri cubi, viene compresso fino a portare il volume a 6 decimetri cubi. Determiniamo la pressione finale nell'ipotesi A che questo cambiamento avvenga attraverso una trasformazione isoterma, cioè a temperatura costante, oppure attraverso una trasformazione adiabatica. Allora, caso A, trasformazione isoterma, quindi cosa abbiamo? Vale la relazione che abbiamo già visto, P1 per V1 uguale P2 per V2, formula inversa e vengono fatti i miei calcoli e trovo che viene 4 bar. Invece, nel caso di una trasformazione adiabatica, cioè senza scambio di calore con l'esterno, P1 per V1 elevato alla K, P2 per V2 elevato alla K. Andiamo anche qui a fare la formula inversa, ovviamente essendo entrambi elevati alla k, posso scriverlo così, v1 fratto v2 elevato alla k, e mi viene il mio risultato che sarà 7,6 bar, quindi diverso da quello che avevo prima. Concludiamo quindi che con la definizione di ciclo termodinamico, che è una sequenza di trasformazioni al termine della quale il sistema torna nello stato al quale si trovava inizialmente. E qui grafici, abbiamo dei grafici, segnatevi questi grafici di esempi di cicli termodinamici, segnateveli perché sono importanti queste parole qua, cioè cosa succede quando ho una trasformazione isocora in un grafico PV, fateci caso, questo grafico pressione volume. Trasformazione isocora, volume costante, quindi una retta verticale verso l'alto, poi una trasformazione adiabatica e poi una trasformazione isoterma, dove la stessa temperatura, dove ovviamente diminuendo il volume aumenta la pressione. Quindi questi schemi mi raccomando, fateli. Ok, vi lascio gli esercizi, buon lavoro.